Buonasera amici, benvenuti! Siamo arrivati finalmente alla finale di Karaoke TV! 167 coppe date, 180 serate, 22 locali, 4 piazze! Abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo lavorato tantissimo per voi e finalmente siamo arrivati alla finale. Voglio iniziare a ringraziare innanzitutto la giuria fantastica, Claudio Scotti, Rolando D'Angeli, Isabella Biuso e Ioara. Grazie. Allora noi iniziamo subito con la gara, poi parliamo con calma dopo. Voglio dirvi che i concorrenti sono realmente dei cantanti che noi abbiamo incontrato nei locali, quindi sono ragazzi che sono venuti a divertirsi, ci hanno conosciuto, molti ci hanno seguito e noi siamo molto contenti di questo. Quindi non è una gara proprio di cantanti veri e propri, anche se poi in realtà ci sono delle voci pazzesche, però sono veramente ragazzi che vengono dai locali per divertirsi. Quindi questa sera la cosa più importante è divertirsi. Allora iniziamo subito, Eleonora! Vi aspettavate la finale, eh? E invece no ragazzi, aspettate domenica prossima, ditelo a tutti quanti, a tutti i vostri amici, perché noi questa cartuccia la vogliamo sparare con più gente possibile, quindi godetevi adesso le semifinali e Scemo Karaoke 3, che c'è da divertirsi, e ci vediamo domenica prossima sempre alle 21 su Lazio TV. Ciao! Oh, la fate ancora Karaoke TV? Io la vedo, ci raccomando. Ciao. Ragazzi, allora stasera ma dove andiamo? Io voglio andare dove si canta. Io voglio andare a TV. Io voglio andare a divertirmi. E allora, Karaoke TV! Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone ricone. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore del lilla, che riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mari intontoniva de bugie. Anch'io guardo Karaoke TV. Ragazzi, venerdì sera, partiamo qui dal Capriccio. Ciao Alessio. Ciao ragazzi, ciao Chicchi. Allora, innanzitutto l'indirizzo. Via Montevettore numero 4. Qui a Guidonia, che sarebbe il chilometro 15800 di Via Nomentana. Esatto, esatto. Qua facciamo ristorante? Fate. Sì, facciamo noi ristorante, carne, pesce, anche pizza per chi vuole mangiare pizza, ma che per chi vuole stare in tranquillità, ecco. Bene, invece noi, che la tranquillità questa sera non sappiamo neanche che cos'è, scendiamo giù al Pizza Live e ci scateniamo con le semifinali di Karaoke TV. Ciao, buon lavoro Alessio. Ciao, grazie e buon divertimento. Ciao amici, buonasera, benvenuti in Pizza Live! Venerdì sera, semifinale dei campioni! Sabato prossimo ci sarà la finale, un evento incredibile! Io ringrazio subito Marco e Rosy, partiamo a cantare l'essenziale, vai! Mentre il mondo cade a pezzi, con poco buoni spazi e desideri che appartengo anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi e mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, e tornerò all'origine e torno a te che sei per me.
o tornati il palto per bene, e fra i clacson delle auto e le campane ripetevo non ce l'ho con te, e non darti pena sai per me, mentre il fiato si faceva fumo mi sembrava di crollare piano piano, e tu piano piano andavi via, e chissà se prima o poi, se dovrai compreso mai, se ti sei serata Pierpaolo. La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza e fino al grido conclusivo di esultanza. Uomini, uomini, c'è ancora una speranza, prima che un gesto ti rovini l'esistenza, prima che un giudice vi chiami per l'udienza, digerisco un cambio di residenza. Orecchio non funziona. Troppa pizza. Mi è arrivata fino ok, troppa pizza, non troppa birra. No, no, birra no, ancora. Ah, vai a bere, vedi che tornerai canterino. Greta! Come va? Bene. Difficile come domanda? No. È difficile come domanda? No. Assolutamente. Bene. Stefania! Ah, Damiano, cosa canti? Allora canto Erba di casa mia, visto che l'erba mia è finita, adesso vediamo un po' di cantare. Te la sei fumata? Non ancora. Ah, non ancora. Damiano! Ma un'altra primavera, chissà quando verrà, per questo dalla vita prendo quello che dà, amare un'altra volta. Ecco cosa farò, illuderò che sia l'erba di casa mia. Sabrina, una canzone di Elisa, giusto? Sì. Titolo? Luce. Chi è? Giorgia. Che stavi dicendo? Luce. Facciamo un applauso a Elisa Sabrina. Come un sole e una stella, luce che
Paola Vici, questa sera abbiamo Paola Vallesi che però canta una canzone di B.B. King, giusto? Sì, sì, giusto. Quale? Stand by me. Stand by me. Stand by me. By me, oh, stand, stand by me, stand by me. In the sky, did we look upon ship tumble and fall on the mountain? Should it crumble, should the sea? Yeah. I won't cry, I won't cry. I won't shed a tear, just alone. Here you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand by me, stand by me. Di dove sei? Bari, Bari città. Bari! Bari, Bari, sì. Volevo fare la scenetta, quella di Lino Banfi, ti ricordi? Qual è? Che si incontra... Ma si è maledetto, come? Ti ricordi che scuola pallone, la bascia... La bascia palazzo, scuola pallone. Ma si fa di grado. La bascia la marina, se venno pesce, e tu hai da me, non la vuoi per nesce. Quanto è bella lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. Fai sia Celentano che Mina? Vuoi Celentano? Celentano? Ok. Okay. Ci abbiamo Celentano a forma di Pavarotti, va bene uguale? Eh? Facciamo un applauso, Giovanna! Io. Ma tu. Sono con te, ogni giorno. Perché di te ho bisogno, non voglio. Capra, 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 capra,
cazzotti, io, io. C'è un bel gatto, 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 l'asinello, nello, nello. C'è la capra, 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 nella vecchia fattoria, io, io. Facciamo un applauso a Giampaolo. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, io non conosco la mia compagna, tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Allora questa sera vediamo chi passa alla finale. Iniziamo con Alessandra. Heaven Out of Hell di Elisa. Facciamo un applauso a Alessandra. Secondo semifinalista Stefano! Camminerò, camminerò, e anche se l'aria mi basta appena, non mi fermerò, ce la farò, da sola, lasciami stare a pensare, a sognare, che ti rivedrò. Facciamo un applauso a Claudia! Potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio
Notte prima degli esami, Checco! Grazie. Maturità, t'avessi preso prima le mie mani sul tuo seno. È fitto il tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma, di papà col biberon in mano, notte di nonni alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Quanti anni? Io. Tu? Sette anni, capito? Invece di ascoltare Fedez, questi che parlano, si capisce, De André e Rino Gaetano, Facciamo un applauso, Mattia! E senza benzina o gasolina. Che ci divertiamo, Emilia! Di Giusy Ferreri. Emanuela! Perché non ti basta la violenza di uno sguardo trascorso ormai? Vuoi di più e non si ferma il tuo odio nascosto. Out of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. With the
Tons. Giusto? Giusto. Sì. Jasmine! Allora, cosa canti? Chasing Pavement. Ah, Chasing Pavement. 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 Il pavement. O il parquet. Il pavement. Scalins. Brava. Federix. Facciamo un applauso. Sera. E dimmi perché in questo giro tondo d'anime non c'è un posto per scrollarsi via di dosso, quello che c'è stato detto e quello che oramai si sa. E allora sai che c'è, c'è, che c'è. E c'è che prendo un treno che va a Paradiso Città. E vi saluto a tutti e salto su. Prendo un treno e non ci posso più. Un viaggio a senso solo, senza ritorno, se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu sei in Italia al mio fianco, mi dirà destinazione paradiso. Amami! Flavia! Amami come la terra, la pioggia, l'estate. Amami come se fossi la luce di un faro nel mare. Amami senza un domani, senza farci del mare. Ma adesso amami. Dopo di noi c'è solo il vento e porta via l'amore. Sì, sì. Allora amici, sì, direttamente. Salutiamo gli amici della Basilicata. Ciao Lucania. Dalla Basilicata con furore Francesco Leandro Rocchi, vai. Grazie dell'applauso. Grazie per l'applauso. Non applaude nessuno, ci sarà un perché. E non dici una parola. Sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai. Mi dispiace abbandonare il mio posto là, il mio amore si potrebbe svegliare. Strana amica di una sera, io ringrazierò
la tua pelle sconosciuta e sincera, ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. Un saluto al direttore Morelli. Allora amici, siamo arrivati alla finale. Passalo in finale questa sera. Stefano, Claudia, Divina, Checco, Rosanna, Marco, Jasmine, Federica, Mattia, Claudia, Emilia, Emanuele, Stefano, Emanuela. Noi ci vediamo sabato al Pizza Live, ore 20, una serata incredibile, la prima della storia di karaoke con tutti questi ospiti. Quattro telecamere, regia mobile, una serata stupenda. Devo dire, venite, non venite più perché è pienissimo. Buonanotte, a domani. Checco, sei pronto per la finale? Sì, sono pronto. Allora, lui è uno dei vincitori della Coppa di Karaoke TV, giusto? Sì. C'hai la Coppa? No. E infatti eccola qua. Noi ci eravamo dimenticati di dartela e quindi te la diamo stasera. Grazie mille. Meglio tardi che mai. Sicuramente, grazie. Qua siamo arrivati veramente alla frutta, si può dire alla frutta? Sì, sì. Siamo al ristorante, alla frutta. Subito. Sì, sì. Questo devi dire. No, siamo stremati, abbiamo fatto questa bellissima semifinale, poi abbiamo fatto cantare tutti quanti, molto bravi. Sì, sì, molto bravi, infatti tante persone andranno in finale. In finale c'è veramente tanta gente, quindi ragazzi, mi raccomando, telespettatori, telespettatrici, sabato prossimo vedrete la finale di Karaoke TV, che è stato per noi un grandissimo impegno perché qua c'è stato lo straesaurito. Sì, sì, tutto pieno, mi raccomando, guardatela. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Come tutte le cose importanti ci vuole un po' di attesa, ma siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Allora amici, 167 coppe date, 200 serate, quasi 180. Grazie a tutti, siete stati fantastici. Vince la Coppa di Karaoke TV. Amici Karaoke TV, questa sera facciamo una serata particolare che Scemo Karaoke 3, il ritorno. Questa la puoi inquadrare, la coppa, la vedi? La coppa fantastica, una coppa d'oro. E questo è il metodo di votazione, molto diplomatico. Praticamente una persona canta, fai finta di cantare e uno poi vota in base a... La presentenza. Grazie, volevo ringraziare la mia cabbia. Grazie caro, molto gentile. Ma se tu rimanevi ferma non ti pigliavo. E le corna, le corna. Le corna, le corna. Ok amici, benvenuti Scemo Karaoke 3. Noi iniziamo a cantare, vieni Checco, vieni a cantare anche tu. Dopo i migliori verranno votati con gavettoni secchi d'acqua. Qua abbiamo la campionessa in carica, Cristina Stra! Tra, 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 mappo! Viva San Desiderio, salvatore dell'anima mia! Viva San Desiderio, salvatore del mio cuore! Qualità, darci solo quattro mete, ti scriviamo con voi della celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti. Ok, vai la vecchia fattoria, Cinzia
Erika e noi facciamo le bestie. Pronti, via! Nella vecchia fattoria, ia ia, quante bestie a zio Topia, ia ia, c'è il maiale. Maiale. Nella vecchia fattoria, ia ia, nella vecchia fattoria, ia ia, c'è sta pure zia Narita, ia ia. Sei pronta? Sì. Facciamo un applauso a Jessica! Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, come le foglie e le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è? Davide, piccola stella senza cielo di Ligabue, facciamogli un applauso. Non ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci canteremo mentre scoppi in volo, ti scioglierai, dietro una scia un soffio velo. Perché ti tiene su soltanto un filo, sai. Più bella cosa, Marco! Lavoro di cuore, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più, per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è. Due volte seconda a Scemo Karaoke, facciamo un applauso! Ah, voglio l'applauso! Ragazzi, oggi sono proprio coraggiosa perché sono senza voce. Sono senza voce. Allora Pietro ci aiuta a fare i ritornelli, facciamo un applauso, Romina! Vai! Prendi sotto braccio del qua qua con il papero che sa fare solo qua 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 per qua qua, porta tutti con me a marcetto per tre, ma è troppo veloce a me, se tu stai fronte a me io sballo insieme a te e se faccio volerà che male fa, ma chi fa però non fa, che figura ci sarà, di sicuro servirà un baccalà. Senza voce. Allora facciamo un applauso a Pietro. Se non vi piace potete votarlo con le pistole, se è noioso. Oh, calma con l'acqua. Non mi racconti di te, di un mondo che mi manca, di un vecchio mondo che ormai non può ritornare. Eppure mi è rimasto nel cuore l'amore che tu avevi per me. Vorrei tornare indietro per un momento, ma
il tempo non si ferma, corre lontano. Io stringo forte a me la piccola mano. Da un giorno mi accarezza e da quel Cristina, con l'aiuto di Romina, canta una canzone, il clarinetto. Quello che fa filu, 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 fila. Metti che lei non è un'artista e con la musica non prova alcun diletto. Oh, ma sto clarinetto, oh, si butta un po' giù. E Morelli si tira le gole. C'è emozione nel sorriso. Suonata soli il clarinetto. Ma ieri sera ha avuto l'ispirazione di vestirsi da ape. Infatti è uguale a un'ape, vero? È identica, facciamo un applauso. Bravissima. Brava, brava, non piange. Stai piangendo? Non piange. Allora facciamo un applauso direttamente da Nettuno, Betty! Vola, vola, vola la mia maglia, gialla, nera, nera e gialla tanto gaia. Vola sopra un monte, sfiora il cielo, la mia maglia! Per rubare il nettar da un velo. Vola, vola, vola la mia maglia, gialla, nera, nera e gialla tanto gaia. Il grillo sereno si è svegliato, vola la serenata tutto entrato in quel prato verde come il mare. Importante è, importante è, dovete trovare. Allora Anna Rita canta una canzone e si fa aiutare da Erika e Cinzia. Facciamo un applauso ad Anna Rita! Mi scappa la bibi, mi scappa la bibi, papà. Mi scappa la bibi, papà. Mi scappa la bibi, mi scappa la bibi, mi scappa la bibi, papà. Mi scappa la bibi, mi scappa la bibi, mi scappa la bibi, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi faccio invitati a un matrimonio, eleganti siamo qua, io, mia moglie ed il bambino, con gli sposi sempre là, ma allo scambio dell'anello lui ti dice così. Mi scappa la bibi, mi scappa la bibi, mi scappa la bibi, papà. Mi scappa la bibi, mi scappa la bibi, mi scappa la bibi, papà. Mi scappa la bibi, mi scappa la bibi, mi scappa la bibi, papà. Non ne posso proprio più, io la faccio qui. Emanuela accompagnata da Cristina Sra. Al karaoke TV mio padre comprò un topolino in più e venne al macellaio. Un toro che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il cocco, che al mercato mio padre non comprò più. E venne al macellaio. Allora, Max, Giuseppe, Checco! Ti ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che ci sta,
e il primo cittadino amico mio, tu digli che te ci ho mandato io. E va, avanti tu che adesso ciò da fa, sarà la mia metà ma si non parti, diventi un altro po' la mia tre quarti. E va, non puoi saper piacere che me fa, magari qualche amico te consola, così tu fai la scarpa e tu la sola. Io te ce mando sola, io te ce mando sola, sola senza di me. Romagna San Giovese, ma sei pronta? Come sono pronta? Questo è un pezzo inedito, scritto da Cristina Sdra. Cristina Sdra! Chi è che vuol ballare dietro? Guardo quando ero mica, mangiavo, mangiavo e non stavo mai zitta. E mia madre che appaiava, mi è soltata una padellata. Ad un tratto mi so incazzata e gli ho detto Sdra, te so ammazzata. Ad un tratto mi so incazzata. Aspetta, abbiamo capito, eh. Ma che è successo qua? Ma mi è stata sconvolgere. Non riesco a concentrarmi, potete anche uscire. Ah! Allora, ripartiamo, dai. Ripartiamo a quello di prima. Sdra! Mi fratello tutto un botto, ma che ha fatto, ha sentito un botto. Io ho detto sta zitto e dormi, e fa dormire che ti ha botto l'occhio. Io sono Sdra e so qualcuno, e voi tutti non siete nessuno. Oddio, sto tremando, ma che è successo stasera? Mi serve una sedia. Ah, serve una sedia. Cristina Sdra, vai! E si ha detto, sta zitto e dormi, va a dormire che da botto l'occhi. Io sono Sdra e so qualcuno, e voi tutti non siete nessuno. State tutti qui davanti per scorparmi tutti quanti, ma non mi sporcate nessuno e vi vanno io riporto a casa. Ma che avviso a tutti quanti, ma che avete fatto dopo faccio i danni. Aspetta che devo girare un foglio. Mamma mia che fatica, ma che è successo? Vai vai, prendi la seconda strofa. Sdra, 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 è ritorno destra, ma che state a fa tutti qua? Ah oh, ah oh, ma che avete fatto di mortacci? Checco! Che tesoro che sei quando fai tardi, dici scusa sono in mezzo al traffico, mi aspetterai. E se il nostro poi non fosse amore, giuro, io non ti lascerei. Anche se pensi che di te non me ne importa niente. Anche se non fossi un angelo, io non ti cambierei. Perché sei bella, 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 bella come sei. Bella come ti vorrei. Metti gli occhiali se non vedi. Sei pronta? Facciamo un applauso. Maria! Il vento che cambia, a un cielo bambino, a
ai fuochi di festa, a me che resto qui vicino, ai nostri pensieri, ai sogni di ieri, a tutti gli amori che incontrerai. C'è ancora tutto da inventare sulle rive del tuo mare, e vai bufere vento azzurro, ed ancora, ancora amore, cambieranno le parole sulla musica che sai, ma se c'è un posto nel tuo cuore, non farò rumore, vienilo per me, al vento che cambia. Esperti nel cuore, ai piedi del mare, a tutte quante le parole, ai cieli di sole, a come eravamo, a quelli che siamo adesso noi. Vota! Spostati, spostati! Che c'è frega, ma che c'è porta? Ok, basta! Facciamo un applauso ai primi finalisti: Checco, Max e Giuseppe, vai! A quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta. Ragazzi, votate! Die che te ci ho mandato io, e va, andatevene a fanculo tutti qua, ma li mortacci vostri che fanno, divenni l'altro con la mia tre qua. Allora facciamo un applauso! Erika, Cinzia e Anna Rita, vai! Votate! Cinzia e Anna Rita! Romina, altra finalista, vai! Votate! Rovina, grazie! Betty! Lo accarezza il sole, sveglia l'ave maia dentro un fiore, apre i suoi occhi sorridenti, stropiccia le sue ali trasparenti. Aspetta. Vola, votate! Facciamo un applauso! Betty! Allora, Cristina Sdra, detentrice del primo posto di Scemo Karaoke 2, riprova la scalata. Ci stanno i pesci qua dentro. Quei pesci nelle scarpe. Facciamo un applauso.
Cristina Astra, vai! Votate! Girati! Amici Karaoke TV, grandissima serata questa sera qui al TMR Scemo Karaoke 3. Questa sera veramente bellissime esibizioni. Io ringrazio Claudia, la nostra valletta della serata, e ringrazio tutti quanti voi. Mirko alla console ed Ettore, grazie a tutti, grazie al TMR. Vai con la musica. Vince Scemo Karaoke 3, Betty! Non vedo l'ora di vincere la Coppa del Mondo di Karaoke TV. Un saluto a tutti gli amici di Karaoke TV. Un bacione e buona serata. Baci e abbracci agli amici di Karaoke TV. Ciao ciao. Ciao Agliu, ci vediamo al Karaoke TV. Salve buona. Grazie amici di Karaoke TV, rimanete con noi. Qui c'è qualcosa di mai visto prima, perlomeno a Roma. Deve ancora iniziare la serata. Buona serata anche a voi. Ciao. Ciao, ciao, sono Anton Cossono, volevo fare un grande in bocca al lupo agli amici di Karaoke TV. Che me ne fotte a me, voglio Karaoke, te lo faccio, quelli fanno Italia 1, invece io faccio Karaoke TV. È un posto unico a Roma, credo, no? Nel suo genere. Siamo romani trasteverini, siamo signori senza quattrini, cioè praticamente ancora devo fare tanto nella vita. Com'è? Bello, carino, fa bene. Un saluto e un abbraccio affettuosissimo agli amici di Karaoke TV, ciao. Tanti baci da Nina Movic a Karaoke TV, baci. Karaoke TV! Un saluto a amici di Karaoke TV, ciao! Un saluto agli amici di Karaoke TV, ciao! Un grande abbraccio agli amici di Karaoke TV! Ciao da Cosimo. Oh, la fate ancora Karaoke TV? Io la vedo, ci raccomando. Ciao. Ma perché secondo voi io non guardavo Karaoke TV? Ma guarda te. Oh, mi raccomando, è tutti a Karaoke TV, insieme a me, a Vilma Goic. Buonasera amici, benvenuti. Siamo arrivati finalmente alla finale di Karaoke TV. 167 coppe date, 180 serate, 22 locali, 4 piazze, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo lavorato tantissimo per voi e finalmente siamo arrivati alla finale. Voglio iniziare a ringraziare innanzitutto la giuria fantastica, Claudio Scotti, Rolando D'Angeli, Isabella Biuso e Ioara. Grazie. Allora noi iniziamo subito con la gara, poi parliamo con calma dopo.
Voglio dirvi che i concorrenti sono realmente dei cantanti che noi abbiamo incontrato nei locali, quindi sono ragazzi che sono venuti a divertirsi, ci hanno conosciuto, molti ci hanno seguito e noi siamo molto contenti di questo. Quindi non è una gara proprio di cantanti veri e propri, anche se poi in realtà ci sono delle voci pazzesche, però sono veramente ragazzi che vengono dai locali per divertirsi. Quindi questa sera la cosa più importante è divertirsi. Allora iniziamo subito. Eleonora! Vi aspettavate la finale, eh? E invece no, ragazzi, aspettate domenica prossima, ditelo a tutti quanti, a tutti i vostri amici, perché noi questa cartuccia la vogliamo sparare con più gente possibile, quindi godetevi adesso le semifinali e Scemo Karaoke 3, che c'è da divertirsi, e ci vediamo domenica prossima sempre alle 21 su Lazio TV. Ciao!